Ondata di furti a Castiglion Fibocchi, 14 in 15 giorni, i ladri prediligono zone senza telecamere, con luci spente nelle abitazioni, rubati soprattutto vestiti di marca, la denuncia ai carabinieri, paura e voglia di tornare alla normalità. Nuovo sopralluogo dei carabinieri del gruppo ambiente della Procura di Arezzo all'ex Teatro Impero di Montevarchi per testare le condizioni della copertura visualizzata tramite un drone. Discarica abusiva nella zona di Montevarchi Nord, fra le aziende e l'area commerciale, un divano, rifiuti di ogni tipo, pneumatici e l'ennesimo scempio di inciviltà nella città valdarnese. Si presenta la nuova direttrice dell'ospedale di Arezzo, sarà ad interim in attesa della nuova nomina tramite concorso. Le sue parole: credo in una sanità pubblica alla portata di tutti i ceti sociali, anche per i più poveri e deboli. Obiettivo ricerca per lo sviluppo di nuove terapie, questo è il credo del direttore della clinica riabilitazione toscana Boncompagni per i prossimi 3 anni di mandato. Fra i punti da toccare anche il consolidamento di presenza sul territorio.